Ciao ragazzi, oggi faccio una bella insalata di riso. Ho messo a bollire il riso, riso per insalate di riso. Abbiamo delle carotine alla julienne, del pomodoro tagliato a cubetti, qualche foglia di insalata, del tonno. Prosciutto cotto tagliato a dadini, olive nere denocciolate, mais, tanto mais, a me piace veramente tantissimo, quindi abbondo con il mais. Abbiamo dei pisellini, dei funghetti che abbiamo trifolato qualche minuto. Qualche fagiolino e qualche wurstel. Prendiamo il nostro riso che abbiamo fatto raffreddare, ma a temperatura ambiente lo abbiamo fatto raffreddare perché dopo che avremo assemblato con tutti i nostri ingredienti lo metteremo in frigorifero per circa un'oretta e mezza, 2, prima di essere servito. Possiamo aggiungere tutto direttamente, il gioco è semplice e veloce. Ho messo le carote, ho messo il prosciutto cotto, i pomodori, i piselli, i funghi, le olive nere. Il nostro mais, i nostri fagiolini, il nostro tonno, i nostri wurstel. Mescoliamo. Il gioco è fatto. Se volete velocizzare i tempi, potete anche comprare, che sono veramente ottimi, anche quelli in scatola, diciamo, se non volete perdere molto tempo alla preparazione di tutti questi ingredienti. Quindi le olive sono in scatola, il tonno è in scatola, le carote le vendono anche già direttamente nelle bustine così alla julienne, l'insalata idem. Vendono i pacchettini di insalata pronta già lavata. Poi, che altro? Il wurstel va bene, lo dobbiamo solamente tagliare a rondelline. Per quanto riguarda i piselli, i fagiolini, per esempio, possiamo anche comprarli in scatola di ottima marca, che sono veramente buoni, giusto per non stare lì a perdere tempo ai fornelli quando vogliamo fare una roba veloce ma allo stesso tempo veramente molto gustosa. Anche per i funghi vendono degli ottimi funghi, diciamo già trifolati, quelli che solitamente prendiamo anche quando facciamo la pizza a casa, e potete aggiungere anche quelli direttamente. Il nostro piatto è pronto, che lo possiamo già mettere in frigo a riposare, però adesso faccio anche l'impiattamento e vi do un altro piccolo suggerimento che a me piace veramente tantissimo. Un attimino che do una pulitina veloce al tavolo, giusto per, bisogna sempre lavorare con la pulizia. Tutta questa roba la possiamo mettere in lavastoviglie. Intanto vi faccio vedere da vicino i colori di questa insalata di riso, quanto sono belli veramente. E adesso che fare? Io ad esempio, una cosa che mi piace veramente tantissimo è la maionese nell'insalata di riso. Mi piace veramente tanto a me. Quindi, siccome piace a me e non so se
se piace agli altri, ne preparo una porzione giusto per me, che sarà quello che metterò poi nel mio piatto. Se invece a casa vostra piace a tutti, potete fare questa operazione che sto facendo direttamente per tutti quanti. Quindi prendiamo la nostra maionese, a me piace veramente tanto, nell'insalata di riso dà un gusto veramente spettacolare. La mescoliamo. Un altro pochettino per me ci sta, visto che mi piace, faccio una bella porzioncina. Prendo un piatto, giusto per farvi vedere l'impiattamento del mio piatto. Andremo a mangiare anche questa perché comunque è buonissima, senza mischiarla, così rimane croccante. E il gioco è fatto. Possiamo spostare questo. Ne metto ancora un goccino perché giusto il colorino mi piace veramente tanto. Questo è il mio piatto, quindi insalata di riso con maionese a chi piace, neutra a chi non piace. Avete l'imbarazzo della scelta. Però se volete provare un'insalata di riso così, con un po' di maionese, vedrete che ha un sapore veramente eccezionale. Bello anche l'insalatina fresca messa sotto l'insalata di riso, che rimane bella croccante e colora un pochettino i nostri piatti, rendendoli ancora più allegri e fantasiosi. Io vi ringrazio, vi auguro a tutti una buona domenica, visto che oggi è domenica. E che dire, se vi piacciono questi piatti semplici che faccio, iscrivetevi al mio canale, che mi fa veramente piacere. Ci sentiremo ogni tanto. Voilà, ciao ragazzi, ci vediamo la prossima volta, un bacione, ciao belli.